E allora, cari amici, ci siamo per Milan-Tottenham, tra poche ore in campo a San Siro, la formazione rossonera contro la formazione londinese di Antonio Conte. Milan-Tottenham, andata degli ottavi di Champions League, l'attesa sta per finire, ci siamo finalmente, sarà uno stadio pieno anche questa sera, notte di San Valentino, festa degli innamorati, festa anche di chi ama i colori rossoneri, e saranno tanti tifosi milanisti allo stadio. Allora, io direi di farvi vedere le immagini che abbiamo girato questa mattina, anche grazie alla redazione di Milan News, dei giocatori che hanno raggiunto l'hotel Meliá. Ormai lo sapete, l'hotel dove alloggia la squadra nei ritiri pre-gara, e dove tuttora la squadra è lì al Meliá, in attesa poi del trasferimento questa sera, un paio d'ore, un'ora e mezza prima della partita, allo stadio. Quindi ora vi faccio vedere le immagini dei giocatori acclamati dai tifosi, ce n'erano tanti questa mattina all'hotel, al ritiro del Milan, Rafael Leao che firma autografi, stessa cosa per Saelemaekers, per Charles Ketelaer, insomma tutti i giocatori. A proposito, assenti Bennacer, Maignan e Florenzi, nemmeno Florenzi è stato convocato, anche se poi nelle ultime due sessioni di allenamento si è allenato col gruppo, assenti anche tutti gli altri giocatori che non sono presenti all'interno della lista UEFA, quindi Zlatan Ibrahimovic, Adli, Vranks, Dest e gli altri. Ora vi faccio vedere le immagini e poi parliamo di Theo Hernandez, di quello che è successo, perché c'è una voce insomma attorno a Theo Hernandez e una botta che ha preso in allenamento. Quindi prima le immagini e poi le commentiamo insieme. Rafa! Rafa! Rafa, Dietro per piacere, Junior, Alexis. Oh, si è fermato, ha avuto coraggio, ma... Ciao, grande Antonio, una foto. Ciao, Conte! Grande! Ciao, su una foto per favore! Grazie! Dunque, questi erano i giocatori all'hotel che ospita la squadra rossonera a pochi passi da San Siro, in zona Lotto. E veniamo alla questione Theo Hernandez. Nel pomeriggio si è sparsa la voce di una botta subita da Theo Hernandez durante l'allenamento di ieri a Milanello. In effetti il giocatore francese ha subito una botta da parte di un compagno di squadra, un contrasto, perché comunque durante gli allenamenti i giocatori vogliono mettersi in mostra e quindi danno il 100%, è anche giusto che sia così. Molte volte però magari dovrebbero fare un po' più di attenzione, perché si rischia di infortunarsi. Allora, per quanto riguarda Theo, è vero che ha subito una botta, ma dovrebbe farcela. A meno di clamorose scelte in serata,
Teo Hernandez dovrebbe comunque giocare questo ottavo di finale di Champions League contro il Tottenham. Quindi diciamo che il rischio c'è, però Teo vuole comunque esserci, vuole comunque giocare, stringerà i denti, dovrebbe forzare comunque e essere in campo per disputare questa partita. Lo so che non è una notizia piacevole, però comunque il giocatore tutto sommato dovrebbe star bene nonostante la botta di ieri e scendere in campo contro gli inglesi, contro la squadra inglese. A proposito di inglesi, saranno oltre 4.000 gli inglesi allo stadio, sono sbarcati in queste ore, sono in Piazza Duomo, stanno comunque festeggiando tra virgolette qui a Milano, perché c'è una bella giornata, quindi li si vede in giro per Milano a bere qualche birra, insomma, in attesa della partita di questa sera. Dunque, veniamo alla formazione. Come abbiamo detto anche nel video di questa mattina, c'è stato un cambiamento importante, secondo me anche giusto, che riguarda Malik Chow. Dovrebbe giocare lui dal primo minuto in difesa accanto a Tomori e Kalulu, quindi c'è un cambiamento molto interessante che riguarda il coinvolgimento del difensore tedesco Malik Chow a discapito di Simon Kjær, che dovrebbe finire in panchina. Non è al meglio Kjær, così come non è al meglio neanche Davide Calabria, e infatti al suo posto dovrebbe giocare Salemaker sulla destra a centrocampo. Sarà sempre un 3-4-3, centrocampo formato da Salemaker, Krunic, Tonali e Teo Hernandez, che appunto dovrebbe stringere i denti e farcela. Lì in avanti giocheranno Brahim Diaz, Leao e Olivier Giroud. Naturalmente in porta ci sarà Tatarusanu, i convocati sono Tatarusanu e Mirante, con l'assenza purtroppo ancora di Mike Maignan, anche se vediamo settimana prossima in vista dell'Atalanta se insomma Maignan riuscirà finalmente a strappare anche una convocazione, perché poi si vede un po' la luce in fondo al tunnel. Dunque ribadisco il 3-4-3 di questa sera, con Tatarusanu, Kalulu, Malik Chow e Tomori in difesa, Salemakers, Krunic, Tonali e Teo Hernandez a centrocampo, Brahim alle spalle di Giroud e Leao, poi insomma i giocatori lì davanti, chi giocherà qualche metro più avanti, chi qualche metro più indietro, ma i tre dovrebbero essere questi. Grande attesa quindi per la partita di questa sera. So di tanti Milan Club che hanno raggiunto Milano da qualsiasi parte d'Italia, ma anche all'estero. Ci sono tanti tifosi rossoneri che provengono dall'estero. Speriamo che sia una bella serata memorabile, anche se il bilancio con le formazioni inglesi è tutt'altro che esaltante, però i bilanci molto spesso vengono fatti anche per essere poi smentiti, per essere poi anche aggiornati in positivo. Ci vediamo dopo la partita con il commento a caldo di Milan Tottenham.